e Alessandra Cappellotto il premio Locanda da Gerri 2014. Prima italiana a laurearsi campionessa del mondo di ciclismo nel 1997, Alessandra è anche la prima donna a ricevere il premio ideato dal ristoratore trevigiano Gerri Menegon come contributo alla lotta contro i tumori. La premiazione si è svolta nella Locanda da Gerri, noto locale di Monfumo che dà il nome al premio, nel corso di una serata che ha visto la partecipazione di altri due grandi iridati del pedale, Moreno Argentin e Alessandro Ballani. Sono molto felice perché per la prima volta lo danno alle donne e stiamo vedendo quanto importante sia il ruolo delle donne, sia a livello sportivo ma anche amministrativo in Italia. E Alessandra, come ho detto prima, è sempre stata un mio idolo. Quando lei ha vinto il campionato del mondo io ero ancora nelle categorie giovanili e essere qui a premiarla questa sera è qualcosa di speciale. Sia Argentin che Ballan sono stati prima compagni di allenamento, di gare, e ritrovarli qui a premiarmi è stato veramente un regalo fantastico, un onore. E avere nella stessa sera tre campioni del mondo e tutti e tre veneti credo sia qualcosa veramente di unico, una sera indimenticabile. Alessandra, vicentina ma da 10 anni residente a Monfumo, si aggiudica la 6ª edizione di questa iniziativa, che ogni anno individua una personalità proveniente dalla pedemontana del Grappa e dall'Asolano, premiandola con un trofeo che ha come simbolo le tre grazie di Antonio Canova. Canova è e appartiene al territorio ed è giusto che il territorio parli di lui e con lui si parli del territorio. Quindi noi dobbiamo essere vicini a tutte le realtà che sono disponibili a fare del bene agli altri. Un legame forte con il territorio espresso anche da quelle realtà locali come l'azienda Vardaniga Costruzioni, che da sempre sostengono il premio appoggiandone la causa benefica. Il ricavato della serata di premiazione alla Locanda da Gerri verrà infatti devoluto alla Lint di Treviso. Mi sono messo a disposizione di Gerri, ho messo a disposizione la mia azienda per aiutare questo evento e spero che nei prossimi anni possiamo essere sempre più numerosi, sia come quelli che aiutano ma anche come partecipanti che possano capire cosa sono queste manifestazioni. Non è solo un fatto puramente commerciale, ma bisogna credere in queste cose, perché è da queste cose che partono grandi cose. La Lilt si occupa del mondo della malattia neoplastica, dalla prevenzione fino all'accompagnamento nell'hospice. Noi abbiamo 600 volontari che operano nel territorio provinciale, quindi si può aiutare la Lilt o donando il proprio tempo come volontari o sostenendo economicamente le nostre iniziative. Questa di Gerri è un appuntamento ormai che si ripete da molti anni, da 6 anni per noi sono momenti fondamentali e quindi mi auguro che possano ripetersi ogni anno. Un augurio condiviso dallo stesso Gerri Menegon che, dopo aver vissuto sulla sua pelle l'esperienza della malattia, da 6 anni porta avanti con generosità questa iniziativa. Sostanzialmente le faccio col cuore queste cose, io non mi stanco mai, vado avanti, io sto vivendo la mia seconda giovinezza. 7 anni fa in questi giorni ero all'ospedale su un letto dove avevo la gola che mi sembrava avere una scatola di fiammiferi che scoppiava uno dopo l'altro. Sono ancora qua, cosa devo dire più della vita? Solo incoraggiare gli altri. Premi ce ne sono tantissimi, io ne partecipo tanti, però insomma ogni premio ha la sua caratterizzazione. Questo è una caratteristica particolare, che è fatto col cuore. Gerri naturalmente lo ha ideato col cuore, poi ci ha messo anche del suo, naturalmente la cucina che è sempre buona e strepitosa da lui, e di conseguenza ha vinto 2 volte.